Siamo a Baccaiano, al Circolo La Pinetina, e questa è la sagra della Rano Chiocciola che giunge alla 7ª edizione per quest'anno e vogliamo sapere però la storia della sagra, com'è che è nata. Diciamo che la storia è nata diversi anni fa, circa nel 75, quindi è una rievocazione della sagra della Rano Chiocciola. Noi l'abbiamo portata avanti per vedere di risollevare un pochino anche le cose fatte dal paese, anche se ultimamente diciamo di paesani veri baccaiano ce ne è rimasti poi. Ho capito. E le specialità, quindi il ranocchio, la chiocciola, c'è anche altro probabilmente. Il pollo e mattone, poi i tortellini e il ragù della Luciana, credo che ormai il ragù è una leggenda anche qui in Baccaiano. E poi vabbè, la cucina comunque toscana, classica. Il piatto principale comunque penso siano le chiocciole in umido. Chiocciole in umido, ranocchi fritti, quelli sono piatti tipici, proprio credo che non ce li batte nessuno. Sì. C'è qualche segreto, qualche cosa sulle chiocciole, perché è una ricetta un po' particolare, insomma. Sulle chiocciole, quelle c'è solo la Luciana, può sapere chi la ci mette. Però le sono buone, perché ritornano, quindi. Infatti, noi le abbiamo provate, io non le avevo mai mangiate, devo dire, è particolare, mi è piaciuto molto, insomma. Sicuramente sono ricette, diciamo, tramandate anche dalla mamma di mio babbo, quindi anche la mamma nostra ha preso un pochino di succo, di tradizione di questa cosa. C'è chi le fa col prosciutto, c'è chi le fa senza prosciutto e la mamma insomma cerca di fare una ricetta che è abbastanza antica e che sinceramente si vede che piace. Sicuramente a noi è piaciuta, anche a altri sicuramente. E qui a Baccaiano ci sono altri eventi durante l'anno? Allora, durante l'anno diciamo facciamo nel mese di maggio, l'ultima domenica di maggio, facciamo la sagra del polliglio, che è un'invenzione di mia mamma. E diciamo si tratta di pollo e coniglio arrosto e fritto, che siccome in casa è più difficile ora fare il fritto per non avere odori nelle stanze e tutto, e quindi insomma, si cerca di fare una sagra, di far mangiare delle cose tipiche toscane a chi non ha più voglia di farle in casa. Certo, i piatti tipici della tradizione che rivivono in questi eventi. Noi vi ringraziamo, vi facciamo i complimenti per la sagra e consigliamo a tutti di farci un salto, insomma, la prossima settimana, visto che c'è ancora tempo. Noi siamo qui, sa piacere, più gente c'è meglio è, anche perché sacrifici tanto e si spera che possano partecipare numerosissimi. Benissimo. Grazie di nuovo. Grazie.